Un impatto fino a 2 punti di percentuale del prodotto interno lordo, a tanto ammonterebbe un'eventuale decisione di fare a meno del gas russo. Ma per il presidente del Consiglio Draghi in ballo c'è molto altro. Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Al fianco del Presidente del Consiglio si schiera il segretario Dem Letta, tra i primi a sostenere un taglio al gas russo. Io penso che dobbiamo smettere di pagare la Russia, perché con quei soldi la Russia massacra il popolo ucraino. E non ci sono alternative, bisogna che gli europei trovino una soluzione perché cessi questa drammatica contraddizione. Quindi contrario invece a sanzioni sul gas di Mosca, Giorgia Meloni. Se noi fermiamo le forniture di gas, fra 2 mesi, fra 3 mesi chiudono le industrie. Allora quello non è un sacrificio, quello è un suicidio. Di certo l'aumento dei prezzi energetici avrà un impatto negativo sull'economia. Il DEF, il documento di economia e finanza approvato ieri, stima la crescita in calo al 3,1% rispetto al 4,7% previsto prima dell'inizio del conflitto in Ucraina.